amici di Giappone a quattro mani, oggi abbiamo un ospite. Miru, del canale Giapponese con Miru. Sì, e quindi visto che Sabrina è venuta a trovarmi qui a Ikegami, la porto a fare la sfacchinata sulla scalinata dello Ikegami Hommonji. No? Siamo appena arrivati, adesso Sabrina non sa cosa le aspetta. Ma a vederla così sembra fattibile. È fattibile in realtà, sì, è fattibile. Beh, però proviamoci. Va bene, vedremo, vabbè, vedremo, starà facendo. Comunque, vedi, è l'ultimo dell'anno, siamo vicino alle feste di Capodanno, quindi ci sono le decorazioni, hanno messo questi pini, quella corona lassù, poi forse lì metteranno degli stand. Sì, vedo che stanno allestendo. La gente viene qua a fare passeggiate, a portarci, che ne so, il cagnolino, i bambini dell'asilo, c'è chi viene, i ragazzi delle scuole medici vengono a fare le corse campestri, cose così proprio, sì, c'è la scuola qui vicino. E quindi, secondo me, questa scalinata, ma anche insieme alle altre scalinate che portano al tempio, è il fattore principale della buona salute cardiovascolare della gente di Ikegami. Lo dico sempre, perché c'è gente che qua cammina. Io le prime volte che facevo la scalinata ero morto, adesso chiappe d'acciaio e riesco ad andare su. Non faccio un primo piano perché non mi sembra No, non lo fare perché... Non è ancora presentabile, più che altro. Ci vuole ancora un anno di lavoro. Sì, comunque... Quindi ci sono dei templi anche chiaramente in tutta la zona bassa. C'è uno bellissimo laggiù che magari andiamo a vedere dopo. Però ci sono tutti questi templi prima della collinetta praticamente. Mm-hmm. E sono belli, se vuoi anche entrare a vedere. Sì. Guarda come sono curati. E considera che questa non è neanche la stagione... sua per vedere la bellezza di questo posto, ecco. Però in primavera o in autunno, con l'esplosione dei colori o della vegetazione, è una cosa veramente bella. Sì, ma immagino, già comunque così fa la sua bella figura. Sai cos'è? È che questi posti, io ormai è più di un anno che ci vivo, ma conoscevo già questo complesso templare, che è il secondo complesso templare più grande di Tokyo e fortunatamente è sconosciuto agli stranieri, quindi trovi poca gente. Ecco, adesso lo veniamo tutto, arriveranno sì. Tutti. No, ma devo ammettere che fa bene quando ci viene a fare le passeggiate, fa bene quando non ti stanca mai, cioè un tipo di bellezza sobria che fa sempre molto piacere. Conosci la parola Shin-din-yoku? No, Shin-din-yoku. Questa mi manca. La dovresti conoscere, Shin-din-yoku. Va bene, spiegacela. I giapponesi usano questa parola, poi magari la metti il sottotitolo in kanji, così sì? Le persone capiscono. Shin-din-yoku significa il bagno di natura, che è quel tipo di passeggiata che si fa in mezzo alla natura con il mindfulness, ovvero con quella concentrazione quasi autogenica, no? Che semplicemente uno... fa una passeggiata, ma si concentra su tutte le sensazioni che derivano dalla natura. È proprio quello che mi serve per rigenerarmi. Di solito andavo sui monti proprio. Io sto usando questo parco proprio per cercare di rigenerarmi, per stare tranquillo, per trovare un po' la mia pace. È un po' una preghiera in passeggiata. Mi piace. È molto bello, è molto bello. È Shin-din-yoku ed è... Sai per caso... Cosa? Cos'è quel buco? C'è un buco. No, questo buco non so. C'è un buco in una pietra. C'è anche una pietra. Una pietra che forse va nel buco. Che invita. Ora non vorrei sbagliare il rituale infilando la pietra nel buco. Ma... Questo è uno Stargate. Se tu metti la mano qui esci in un'altra dimensione. Vabbè, questa non la facciamo, che non si sa Stargate. Mai. Non si sa mai. Sabrina. Potrebbe funzionare, mi ritrovo di nuovo a Savona, no, per carità, va bene così. Distopia pura. Esatto, penso, un miracolo, ma purtroppo. Vedi, qui hanno iniziato a mettere questo cartello al centro, proprio per convogliare. E andare a sinistra, esatto, perché. Sì, perché adesso verranno le persone a pregare, credo dal 31 sera. Per l'Atsumode. Adesso facciamo... Salendo le scale, se parlo, sarà tipo la morte del bisonte d'acqua di Naruto. Possiamo fare poi il seguito del discorso dopo, sì, se va vuoi. Bene, va bene. Noi intanto saliamo. Ecco. Allora, mi diceva Miro una cosa bellissima.
che qua ci sono i pazzi furiosi. Sono pazzi furiosi. No, sono pazzi furiosi. Sono ragazzi. Da legare. Ecco, guarda, guarda questa qua, la ragazzetta, guarda, viene su dei corsi in maniera caroiaca, ovvero come se niente fosse. No, ma allora, se, come se niente fosse, così va bene, ma tu mi hai detto un'altra cosa. I ragazzi, che hanno due gambe così, tipo i rugbisti, si caricano uno sopra l'altro e fanno la corsa che fa questa ragazza in due, caricandosi uno sulle spalle. Poi qua scendono, rivanno giù, e laggiù si danno il cambio, e chi prima stava sulle spalle, sto ansimando io per lei, e chi prima stava a cavalcioni, e poi si dà il cambio e vengono su e fanno sta roba di corsa. Ma sì, qui la fanno sulla scalinata. Riscende, ma è morta. No, questa... L'ho vista a Casciarsi. Sì, stava... ti ho detto, se la gente è in buona salute cardiovascolare... Sì, perché gli altri non ci sono più, purtroppo ci lasciano sulla scalinata. Cioè, ogni tanto ne spazza via uno, è migliore. No, comunque vedi, alcuni ragazzi magari universitari, che ne so, magari delle superiori, usano la scalinata per fare così. Laggiù c'è una discesa dove vedi... i ragazzi un po' più giovani delle scuole medie o magari dei primi delle superiori che fanno tipo le corse campestri, puoi trovare una scolaresca che viene qua con le lavagnette, ognuno si mette in un posto diverso e fanno il disegno. Che bello! Trovi i bambini dell'asilo con tutti i cappellini loro a giocare qui davanti. Ancora bene, anche da me ci sono, però sono vabbè nei pacchetti. Ma questa cosa poi accade anche compatibilmente al fatto che dentro fanno anche le preghiere, no? Quindi dentro senti i monaci che fanno tipo la messa, mentre fuori vedi una vita cittadina proprio carina, graziosa, sono tutte quelle scenette di tutte queste dimensioni che stanno tutte nello stesso posto ma che non si incontrano mai, no? Perché i bambini fanno la vita da bambino, sì. Il ragazzetto fa la corsa e vuole fare lo sborone, questo porta il cane, quindi si sfiorano, sono tutte dimensioni di vite diverse. Ma non si vede il cane, giuro che c'era. Il cane, vabbè, ma forse ne vedremo adesso. Io una volta sono venuto qua, vengo anche la sera, e c'era uno che faceva tipo box, tipo, mi sembrava tipo Sugar, faceva tipo box, esercizi così, e faceva tutto il giro di questo primo portale. Quindi manga gli animi non sono finzione. Non si sono inventati niente, tutto quello che loro hanno sempre avuto l'hanno fatto rivedere negli anime, nei manga, sì. Non hanno inventato niente. Sì, magari gli allenatori che ti massacrano con le catene, quello forse è stato un po' romanzato. Che è chi? Tipo Daimon e Mimi Ayuara? Bamba via! Pallonate nella faccia come niente. Però. Andiamo giù alla pagoda. Molte persone che vengono a Tokyo vogliono andare a vedere questo famoso cimitero, che è il cimitero di, non è Yasaka, adesso non mi viene, quello vicino a Ueno, c'è un famoso cimitero. Ah, dove abitavo io, quello di Nippori. Sì, a Nippori, quel cimitero, adesso non mi viene il nome. Perché non mi viene il nome? Yanaka. Yanaka veniva a Yasaka. Ecco, tutti vogliono andare a vedere il cimitero di Yanaka. Dico, ma che c'è andato a fare? Qua è molto più bello, ma proprio un'altra cosa. Ma perché era vicino a casa mia. Quella zona è famosa perché era una zona rialzata, è famosa perché è stata utilizzata come Hinanjo, ovvero come posto per fuggire da, che ne so, incendi o terremoti, e poi c'è tipo la tomba dell'ultimo, il nono shogun dei Tokugawa, no? Sì. Non so se sai. Sì, l'ho vista. Periodo Edo, 9 shogunati dei Tokugawa, dove il primo e il terzo stanno a Nikko, poi 6 di questi stanno al Zojoji sotto la Tokyo Tower, e l'ultimo sta il nono sta proprio al cimitero di Yanaka, e quello è, vabbè, se uno va a vedere quella tomba pensa, no, a quello che è successo alla fine del periodo Tokugawa con quel casino sociale nella società giapponese, gli arrivi degli americani, l'inizio del periodo Meiji, insomma c'è parecchia roba. C'è tanta storia lì. Se vai lì davanti alla tomba e chiacchieri di sta roba qua, ha anche un senso. Ma se uno vuole vedere un cimitero, questo è molto più bello. È molto bello, è più contenuto. Guarda un po', c'è una sorta di limousine nera che ricorda un po'. Quelle, ne so, nelle scuole giapponesi, no? C'è sempre. Sì, quando arriva la riccona. La riccona, magari è sempre half, no? Sempre un po' mezza giapponese, mezza francese. Sì, con che ne so. Boccoli. Sì. La Madama Butterfly di. Esatto. Cos'è? Ace Narae, come si chiama? Nerae, come si chiama lì? Genila tennista. Ah, sì, Madama sì, poi ricordi? Sì, sono un po'. Madama Butterfly. Anche nel grande sogno di Maya, sì, la sua. Sì.
La rivale. Allora, devi sapere che... Però quando... non vedo gatti qua, a differenza col cimitero di Nippoli. Ah, è vero. Il cimitero di Nippoli ci sarebbero stati già 100 gatti. Vedi che c'è una differenza. Sai, cosa ti volevo dire? Ah, ecco, qui a, quando fanno il mamemaki, ovvero quando lanciano i fagioli, no? E sì? Scacciano gli orti. Braio. Con questo rito apotropaico. Il Setsubun. Setsubun, sì. E, vengono tutti quanti i wrestlers. No! Tutti i gigantoni. A tirarti la roba. Qui c'è Riki Dozan, vedi, la tomba di Riki Dozan. Che sarebbe la persona che ha reso famoso il wrestler in Giappone. Cioè, se non c'era stato quest'uomo qua, non sarebbe esistito Antonio Inoki. A tra parentesi, i due Nioh al portale principale sono costruiti sul corpo di Antonio Inoki. Dai! Sì, sì. E quindi c'ha una relazione con il wrestling, questo tempio. E c'era questo Riki Dozan, che era questo uomo manesco che usava delle tecniche... usava delle tecniche anche un po' al limite, mm-hmm, mentre combatteva. E poi, cioè, l'uomo tigre esiste perché è esistito quest'uomo, capito? Infatti Riki Dozan mi sembra che sia il primo ad aver usato il famoso chop. Ah! Il chop del karate. Sì? Sì, l'ha usato nei combattimenti wrestler. L'hanno, sì, vabbè, mi dirai, non è che ci siano delle... Ah, anche scherzo, Devilman ho detto... Devilman sì, ho detto che era più contenuto, non è vero, è solo che far giro. Più contenuto di che? E mi sembrava un po' più piccolo, perché ho visto solo il pezzettino laggiù, invece no, è no, sterminato. È enorme. Tra parentesi, ci sono delle posti che voglio visitare, perché laggiù c'è una sorta di shisetsu, ovvero un posto dove si può mangiare, una sorta di mensa, così. Ah. E dietro c'è un giardino nascosto. Che è molto bello, che però so che è nascosto e sto cercando di avere i permessi per poterlo andare a visitare. Ah, mi piacerebbe... Cioè, quindi non solo è nascosto, è proprio privato. Sì, c'è un ristorante di Schiaki dal quale è possibile vedere questo giardino. Però, visto che insomma io un po' inizio a conoscere le persone dei templi qui intorno, sto cercando di vedere se riesco a organizzare qualcosa, anche perché ho visto che sono contenti che arrivino gli stranieri magari in questi posti, in quanto non è un posto molto famoso, ha perso un po' lo smalto questo tempio, e quindi ci vengono le persone di Ikegami, oppure quando fanno delle feste, che ne so, particolari. Vedi queste tavole? Mi sa che le conosci. Lo sai cosa sono queste tavole? Sì, sono praticamente i nomi, come si può dire, dopo che uno muore si assegna un nuovo nome. No, queste qua sono delle preghiere che la persona di questa famiglia chiede ai monaci di fare delle preghiere, tipo delle messe, no? Uh-huh. Tu paghi dei soldi per farti fare la messa e questi scrivono praticamente le loro preghiere. E se tu vedi in questa tomba la messa è stata fatta recentemente, perché questa è abbastanza nuova. Se vedi quella che c'è dietro, il colore è abbastanza scolorito, quindi vuol dire che questa tavola è stata messa tanto tempo fa. Ma non mettono il nome del defunto nuovo? Il nome del defunto è qui, c'è la famiglia Otani, no, chi è? Ogura. Uh-huh. Questa è la famiglia con tutte le urne. Sì, no, ma dicevo, il nome che viene assegnato nuovo. Questo qui, per esempio, se vedi i primi kanji, sono scritti a riprendere il sanscrito. Vedi che sono scritti con questi effetti particolari? Sì. Questo è il Nam-myoho Renge-kyo, che è la famosa preghiera che si usa sempre nel buddismo di Nichiren, e poi sotto invece i caratteri iniziano a diventare di caratteri del giapponese moderno. Sono più... Come mai? Questa è il Nam-myoho Renge-kyo, fino a qui è la preghiera. Ok. Dopo sotto c'è tutta un'altra roba scritta. Sinceramente adesso sembrerebbe un pezzo del sutra o qualcosa del genere, ma non te lo so dire. Cioè non... No, io proprio sulla religione non sono proprio ferrata, diciamo che ne so niente. Allora ti posso intortare come voglio, tanto... No, è il contrario. Mi puoi dire quello che vuoi. Appunto, ti posso intortare come voglio. Adesso sì, questa... sì, sì, ah no, nel senso, mi puoi dire quello che vuoi, tanto. No. E appunto ti dicevo di questo Riki Dozan. Sì. La tomba è qua. Io vedo ancora qualche volta qualche lottatore di wrestling, che viene qua, viene proprio a fare l'inchino, no? Vengono a salutare questo tipo, che poi è un
è stato un tipo che aveva grossi problemi di alcol, menava tutti, cioè, a questo Antonio Inoki, che è il famosissimo wrestler sì. che tu conosci, sai quante botte ha preso da Ricky Dozan? Ne ha prese tantissime. Quando quello si ubriacava lo prendeva al... cioè lo usava come pungible praticamente. E quello che non poteva nemmeno ribellarsi perché era il maestro, no? Certo. Cioè certo, beh. Vedi, anche ogni famiglia, il nome della famiglia è anche riportato poi sul secchio, quindi hanno i secchi privati. Vedi, questo nome qui lo ritrovi anche lì. Sì. Anche lì, vedi, questo è Ishii, la famiglia Ishii, c'hanno questa roba qua. C'hanno delle palette da qualche parte, adesso non so, riempiono queste di acqua e iniziano a lavare, a fanno lo furo sì. al loro defunto. Infatti vedi è tutto bello pulito, tutto. Mi immagino che sia lui. Sì. Lo vedo tronfio. È lui. Con la faccia bonaria era indemone. Bonaria, beh. Ma sai, si tratta di quelle. Anche sull'uomo tigre, per dire, no? Tu incontri per esempio l'orfanotrofio, le persone senza genitori, persone che hanno bisogno di aiuto. Ed era un periodo particolare dove effettivamente. Cioè la gente che non aveva genitori o magari che stava nell'orfanotrofio cresceva e magari non dico che diventava un malvivente però è sì. gente che era abituata alla vita talmente dove è possibile anche prendere qualche botta che insomma non è strano ecco questa cosa. Va bene, adesso guarda che bello il tetto dei Kerami Kombonji da qua. Ma tra l'altro i cieli d'inverno sono una cosa incredibile. Oggi sei anche un po' sfigata perché non è proprio terzo no, come no, è tipico. No, a me piace, è così. Vabbè, il clima in autunno-inverno in Giappone è spettacolare. Adesso noi ripassiamo per la pagoda, giriamo, sì? Andiamo là al tempio e scendiamo, anzi andiamo a vedere un altro posto. Molte tombe, invece di essere semplicemente una stele, hanno questa particolare forma, vedi? Si riesce a contare gli strati, sono 5, 1, 2, 3, 4, 5 e sono i 5 elementi cinesi. E quindi praticamente questa figura, vedi, il fuoco lo riconosci perché sembra proprio il fuoco. Sì, l'acqua quello mezzo, diciamo. È quella rotonda. Spero. Poi c'è, credo che la base su cui si posa tutto sia la terra. Uh-huh. Poi dovrebbe esserci metallo e legno, però vabbè, non capisco perché abbiano quella forma lì, sinceramente. Dov'è la tigre dello sborone? C'è uno che si fa. Oh, dai, è bruttissimo, questo è gente morta, io senti come vabbè, profano. Allora, le cose. Se sono morti da più di 100 anni va bene, se no. Allora, c'è uno che si è fatto mettere tipo una tigre su una tomba. E io... Vabbè, ma io guarda, la rispetto. E io un leone, la leone. Ah, lo vedo! Ma è bellissimo. Gente, no? Che non accetta la morte e deve per forza far vedere che. Ma guarda, ma mi piace, sai. Lo so che. Cosa? La sboronaggine? No, ti piace? Ma perché è un felino, ci avesse messo. Ma neanche un ce li avessero in Giappone questi felini. Questo o ha fatto, che ne so, ha vissuto in Africa. Che cazzo ne so. Ma è bellissimo! Ma guarda lì, ti è. Sembra che ruggisca. E finalmente un felino fatto felino. Ha voluto più piani, una posizione rialzata, una stele, una roba tipo pietra così. Ci ha voluto mettere le lanterne, ci ha voluto mettere questa tigre leonessa. Ma sì, perché aveva i soldi. Questa è Tiger Mask, questa è la tigre. Sì, Tiger, mi sembra proprio una tigre. E vedi, si è anche rotta, l'ho anche aggiustata. Vabbè dai, non è che posso stare qui a bestemmiare sulle tombe di Nishimura. No, però bella. Sempre vicino ai Kegami Kombonji c'è questa zona che da dove si vedono i reperti archeologici, no? In particolare questo che vediamo qui. Racconta che ne so, intorno all'anno zero il villaggio del periodo Yayoi, che sono praticamente quella popolazione che arriva dalla Cina e cambia la produzione ceramica e inizia, diciamo, lì intorno al 300 avanti Cristo la coltivazione del riso un po' più su una scala un po' più ampia, anche se le opinioni in realtà sono un po' diverse a seconda dello studioso. C'è chi dice che i giapponesi conoscevano ben da prima, insomma, la coltivazione del riso. E poi è anche quando arriva più o meno l'età del bronzo, che poi in particolare in Giappone l'età del bronzo e l'età del ferro arrivano contemporaneamente. Non so se sai questa cosa. No, questa mi manca. Sì, è una cultura particolare dove il ferro e il bronzo arrivano contemporaneamente.
Poi questo invece del 500 d.C., ovvero i giapponesi hanno una grande produzione di tombe a tumulo, si chiamano, quindi delle camere mortuarie sotto un tumulo di terra. E vedi che ci sono dei vasi lì a fianco, a destra e a sinistra? Sì. Questi vasi sono in terracotta e venivano infilzati nel terreno per evitare lo smottamento del terreno, per bloccarle. Addirittura dicevano che nei primi kofun si trovavano proprio delle persone vive messe lì a bloccare la terra. Sì, 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 sì. Sì. Dopo hanno messo delle figurine che possono cavalli, sì, persone. Sì, sì, sì. Adesso le vedi anche, perché il kofun è questo qui, vedi? Questa, sì, questa roba qua, questa collinetta è un kofun. Mi viste una vita. Ovvero una tomba a tumulo. Ecco, vedi, qui c'è un haniwa. Conosci gli haniwa? Sì. Sì, sì. Questo c'è il famoso haniwa danzerino. Eccolo lì. È un po' carino anche lui. Qua. L'altro col dov'era, l'hai visto? Qua. Ah. Sono sempre. Sì, questa è la tomba a tumulo, la camera mortuaria non si vede, insomma, però. C'è anche una di quelle figurine che sono chiamate con gli occhiali da sole. Ah sì, che hanno. Sì, sì. Che hanno questi occhi molto grandi. Eccolo. Gli occhiali da sole. Sì, perché c'hanno questi. Sì, 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 vero, vero. Così, messa lì. Messa lì. Vedi che c'hanno le gambe tubolari, sì, a essere infilzate nel terreno. Che alcune volte ci hanno trovato anche degli scheletri, quindi hanno ipotizzato che fossero delle persone o vive o morte messe lì per evitare lo smottamento. Qua c'è un errore. Un errore di progettazione. Hanno fatto questa tomba o queste tombe dove volevano tipo mettere questo torii all'interno di una struttura. Poi è risultato che il torii l'hanno fatto troppo grande per errore, non sapevano dove metterlo, l'hanno messo qua. Ma pensa, vabbè, sì, dai. Ce la facciamo ad andare dall'altra parte del tempio, no? Stiamo a chiacchierare da dai. Sì, sì, sì. Che tra le diverse strutture che sono praticamente come corollario del tempio principale che sta dietro, c'è anche questo. Questa è una struttura bassa con un tetto doppio, ci fanno delle messe, dei riti, adesso mi sembra che sia spento, laggiù in lontananza vedo le vetrate spente, c'è tipo 5 figure buddiste, ci sono tipo le sedie, cioè le persone vengono, si siedono come se fosse esattamente una messa da noi nelle chiese, quindi c'è proprio uno spazio dove secondo me fanno più che altro i funerali, dei discorsi, tipo una messa da morte, cose così. Io vengo qua quando faccio le mie passeggiate mattutine a farmi dare l'ok da un Nio. In che senso? Adesso vi te lo dico. Allora, vedi quella sorta di timone che sta sul drappo viola? Quella è la ruota della legge, la ruota del Dharma e Karma, più che altro la ruota del Karma, che come la giri, devi fare attenzione a come, certo, la giri, perché fa attenzione prima di muovere, perché se fai il passo falso dopo te la pigli in terra. Esatto. Quindi quella è la legge che governa tutti gli esseri viventi del pianeta, cioè il destino un po' te lo crei da solo muovendo questa ruota della legge, ma lo devi fare coscientemente. Io vengo a farmi dare l'ok da uno dei Nio. Vedi questo che ti parte, fa l'ok con la mano. Dammi la telecamera. Ecco qua. Lui ogni volta mi dà l'ok e mi dice che sarà una buona giornata. Eccolo qui. Vedi, questo qua c'ha la mano destra libera con un mudra, ovvero la posizione, l'imposizione delle mani, e ha un'arma sul braccio sinistro. C'ha la bocca aperta. Questo dice la A dello Hiragana. Alfa e Omega, lo sai, no? L'altro c'ha la bocca chiusa, ma oltre ad avere la bocca chiusa, l'altro c'ha un altro mudra nelle mani e l'arma lo tiene nel braccio destro e il braccio sinistro c'ha il mudra. Come ti dicevo, la specularità non è solo nella bocca aperta, bocca chiusa, eccetera, eccetera. C'è anche il fatto che quest'altra figura c'ha l'arma sul braccio destro e invece l'imposizione mudra sul braccio sinistro, cioè quindi sono proprio speculari come figure. Adesso ti dicevo, visto che hanno messo questi drappi colorati, che dà una bella luce a queste, sì, statue. Molto bello. Ma questa è una bella scalinata, una di quelle che portano su ai Kigami Honmonji. E qui c'è la zona dove hanno effettivamente
bruciato il corpo di Nichiren. Sì, quindi hanno fatto praticamente il, dove il corpo suo, diventando fumo, ha raggiunto il cielo. E quindi, anche se non c'è la tomba di Nichiren in questo tempio, ci sono, c'è un padiglione dove si può pregare la sua anima. Sì. E poi c'è questa zona qui che è molto bella perché è dove hanno fatto questo rito funebre. Lui si accasciò toccando una colonna di ciliegio. Vedi, questa è rotonda. La struttura rotonda molto spesso è legata alla morte. Attenzione che te, sì, se inciampi qui finisci male. Finisco male. Finisci male. Vabbè, però crepare dove, cioè, si è accasciato, insomma, no, dici, non, potrebbe... mi costringe, non mi costringe a chiamare l'ambulanza. No, però dico, tra tutti i posti potrebbe essere un buon posto. Beh, sicuramente atipico. È... ecco, dentro c'è una, sono delle statue dorate che però fanno vedere solo una volta l'anno. Uh-huh. Vedi che bello che è. È meraviglioso, con la luce del sole poi. Questo ricorda esattamente quello che dici tu, lo stupa. Mm. Sì. Qui c'è la base, c'è la proprio rotonda rotonda, il colore rosso chiaramente è atipico. Ci hanno messo questa roba della pagoda, che questi 9 cerchi che salgono su. Poi sai le campanelle che hanno sempre questo valore, che scacciano il male, no? Mm-hmm. Non so. Scusa, il cognome giapponese è Suzuki. Non è branzino. Albero di campanelle. Ah, io pensavo fosse branzino. Suzuki. Suzu. Suzu. Le campanelle, penso. Chi? Perché mettevano anche anche in Cina, specialmente nella Cina del Sud, dove i trasporti venivano fatti erano trasporti fluviali, mm-hmm, per cercare di benedire il trasporto fluviale, fare in modo che andasse tutto bene, gli alberi che stavano sul letto del fiume venivano decorati con delle campanelle, per fare in modo che non si avvicinasse il male. Mm. Quindi poi il cognome Suzuki, che trovi tranquillamente, albero di campanelle, o tutte queste campanelle che vedi praticamente ovunque, sì, hanno a che fare col fatto che il suono acuto della campanella scaccia il male. Scaccia il male. Qui c'è un bellissimo tempio dove c'è appunto un pezzo di ciliegio, di questo pezzo di ciliegio, quest'albero di ciliegio, dove Nichiren prima di morire si accasciò. È possibile entrare, fare una preghiera e toccare questo pezzo di ciliegio. Lo farai? Lo faccio, sì, fare? Sì. In più c'è un albero di un ciliegio, appunto, che è considerato sacro perché fiorisce a ottobre. A ottobre c'è questo ciliegio fiorito ed è considerato praticamente miracoloso. Adesso lo vediamo. Questo tempio qua nella cura mi ricorda proprio Kyoto, perché è molto curato. Ah, qui ci ho fatto una pillola di Giappone con Miru. Lo sai cos'è questo? Ho visto che c'è il video, ma non l'ho ancora guardato. Questo praticamente è una roba per togliere i parassiti dall'albero. Ah. Perché in estate o in primavera ci sono questi parassiti che vanno sulle foglie, sugli aghi. E nelle stagioni fredde questi parassiti scendono per cercare il terreno, uh-huh, per rimanere lì a vivere per la stagione fredda. È solo che i parassiti, arrivando qui, mm-hmm, pensano che questo è già il terreno, si fermano qui, quindi a un certo punto tolgono la bardatura e hanno tolto i parassiti dalle foglie del pino. No, io sapevo della copertura invernale, però è quella che mettono proprio sopra, su certi alberi molto delicati. Mm. Ma che meraviglia! Bello qui, Sì. Questo, diciamo che nell'architettura giapponese è uno dei tetti un po' più complessi che puoi trovare. Guarda, un tetto a ferro di cavallo, poi ci hanno messo sta roba così, poi sto tetto a doppio spiovente con sopra le tegole e il tetto sotto invece è liscio, per dire, sì, no? È bello, sì, sì, ma come dico io è una sboronata. Cioè, inutilmente complesso. Cioè, questa complessità forse è quasi la complessità massima che potrai trovare nell'architettura. Cioè, ci hanno messo praticamente tutto. Sì, cioè, nel dubbio, sì, aggiungi. Qua ci sono dei santuari shintoisti che servono appunto a proteggere l'area, però chiaramente qui si fa la preghiera buddista in questo santuario qua. E poi, vedi, qui è bello. Uno perché? Due motivi. Si può entrare e fare la preghiera toccando questo legno, mm-hmm, che è il legno appunto di Sakura, e dietro c'è una sorta di piccolo giardino segreto. Quindi, il famoso che volevi scoprire. No. Ah, un altro. Quello non ci si può andare. Esatto. Questo qui invece è considerato
il ciliegio miracoloso perché fiorisce a ottobre. E ne è ancora ed adesso? È ancora così. Vedi, anche qui c'è la base ottagonale. Sì. Sì, sì. Quindi si avvicina alla perfezione del cerchio, ma non lo raggiunge. Esattamente. Ma è incredibile. Vengo anche a farci la preghiera su questo albero. Adesso noi... qua ovviamente bisogna spegnere. Penso sì, penso di sì.